amici, benvenuti nella mia casa, nella mia cucina. Sono proprio felice di fare questa ricetta con voi oggi, perché è una ricetta che mi ha tramandato il mio nonno, a cui voglio molto bene, lo saluto ovunque egli sia. È uno spezzatino con le prugne persiano, non me ne vogliano a male i persiani, gli iraniani, perché non so assolutamente pronunciarlo, ma ci provo. Si chiama Koresht Alu. Ora arrivano i coltelli da dietro, prima o poi. È proprio, allora, in Iran si usa tantissimo mischiare le carni, quindi fare degli spezzatini con frutta secca, c'è uno spezzatino con le albicocche, uno spezzatino con le prugne. Ho mangiato poco tempo fa in un ristorante persiano qui a Genova uno spezzatino al melograno che era buonissimo. Quindi, oltre a diciamo i piatti più conosciuti della cucina iraniana, come possono essere il chelo kabob, che è questo riso cotto al vapore con il cubito, che non è altro che un kebab, come lo conoscete voi, fatto però con una carne trita di manzo, ma avremo sicuramente occasione di rifarlo durante Chef per Passione. Oggi faccio questo spezzatino perché voglio usare con molta felicità e allegria le nostre prugne Sunsweet, finalmente, che sono lì da giorni e giorni e ancora non le ho usate, quindi ho approfittato ad usarle per questa ricetta a cui tengo molto. Non ci sono tantissimi ingredienti, la preparazione non è né difficile né lunga, ma dovete seguire delle fasi ben precise. Mi raccomando, prima di iniziare a fare questa ricetta fate del brodo, decidete voi se volete fare un brodo di pollo oppure un brodo di carne mista, un brodo di manzo. Io ho fatto un brodo di carne perché dà un pochettino più di corposità, diciamo che la morte sua è comunque il brodo di pollo. Importantissimo avere la curcuma, che oltre ad essere molto buona e a colorare proprio il piatto fa anche molto bene, addirittura adesso usa a grattarsi proprio la radice, che però se l'assaggiate è orribile, macchia tutti i denti, vi vengono i denti arancioni e non va via per almeno 4-5 ore, quindi non fate questo gesto con la curcuma mai. Ma si grattugia sugli alimenti e di solito la radice della curcuma viene cotta prima di essere usata. Quindi, curcuma, unica spezia? No, perché c'è anche lo zafferano, che non manca mai, quasi praticamente mai, nei piatti persiani. Una cipolla, in questo caso io uso due cosce di pollo, mi raccomando, la coscia di pollo non solo il fuso ma anche la sovraccoscia, quindi proprio quella coscia che va a L, quindi fuso e sovraccoscia. Delle patate, decidete voi quante, ricordatevi sempre che la patata negli umidi, quindi negli spezzatini in umido, rilascia amido e quindi il vostro sughetto viene bello cremoso, quindi non tralasciate mai la patata, non dimenticatevela. Se volete potete tenere la patata con la buccia perché è piena di selenio, fa benissimo, quindi non sbucciatele sempre le patate. Se le lavate bene le potete tagliare a cubetti e inserirle senza pelarle. Una carota. Ora vedete un limone gigante, ma solo questi avevamo, ne serve un cucchiaino di succo di limone. Per il resto fatevi una limonata, perché non si butta via niente in questa cucina, mi raccomando. Cominciamo. Allora, la cipolla, non tritatela, mi piace ad anelli, bella spessa, così quando andremo a mangiare il pollo la cipolla un po' si sentirà. È un peccato farla sparire, farla sciogliere all'interno del piatto. Ricordatevi sempre di mettervi un ciotolino dove metterete tutta la vostra spazzatura, e anche oggi parliamo di spazzatura, e per spazzatura dico, mi raccomando, cercate di dividere il più possibile. Io mi rendo conto che a Genova siamo ancora un po' indietro, quindi con tutta la questione della raccolta differenziata, però più che potete, mi raccomando, fatela. E dividete le vostre cose, in fondo dai, ci mettete qualche minuto in più, ma salviamo le generazioni future, mi daranno il Nobel per la pace dopo tutte queste volte, che il Nobel per l'ambiente. Allora, togliamo il primo strato della cipolla che non mi piace, ok. Mi raccomando, tagliate sempre la cipolla in due, fatene una base e poi a quel punto spessine, vi ho detto, perché a me piace che si senta la cipolla. Se invece non siete grandi amanti della cipolla, poco male, ne mettete meno e la tagliate un po' più sottile, andrà leggermente a sciogliersi. Casseruola, bordi alti, perché ricordatevi che in tutte le preparazioni in umido, che quindi hanno tanto brodo, se lo fate in una padella poi dovete trasferire tutto quanto da un'altra parte, perché non vi ci sta la roba e non è possibile. Questa cipolla si sfascia tantissimo. Comunque,
È un piatto che, devo dire la verità, me l'ha dato in eredità mio nonno, come vi ho detto prima, ma credo che me l'abbia cucinato un paio di volte, non tantissime invece come può essere il cielo kebab cubideo o tutto il resto. Ma più che altro perché avevamo una tradizione della domenica dove tutti volevamo sempre la stessa cosa e lui, poverino, era obbligato tutte le domeniche a fare la stessa cosa, quando in realtà probabilmente conosceva tantissime altre ricette iraniane che non gli abbiamo mai fatto fare. Ogni tanto variava un po' con il riso, ma non gli davamo tanto spazio, eravamo bambini e volevamo tutti le stesse cose. Un bel girone di olio! Non poco, mi raccomando, perché sono finite per bruciare la cipolla. Con il mio attrezzo nuovo di facilissimo utilizzo, ok, accendo il fuoco prima di buttare giù qualcosa. Voilà. Curcuma a discrezione, a me piace. La curcuma non ha un sapore forte come può avercela la paprika, come può averlo il curry. Se provate ad annusarla addirittura farete fatica a sentirne il sentore. La curcuma lascia tanto colore, quindi sappiate che più ne usate più il vostro piatto verrà color ocra. Ok, quindi non esagerate, cioè un po' di curcuma ma non troppa. La curcumina qua la mettiamo così. Io vado abbondo perché mi piace. Decidete voi. Cucchiaio, fuoco alto, prima di aggiungere qualsiasi... Allora, quando si fanno le preparazioni in umido che si usa la cipolla, la tendenza è, sì, la rosolo un po', poi ci metto il liquido. Il problema è che a quel punto la cipolla non verrà più croccante e rosolata, ma viene bollita, che è buonina ma non è buonissima. Quindi prima dateci a bomba di fuoco alto, la fate diventare proprio, la caramellate un po' con il sale, in questo caso la caramelliamo anche con la curcuma. Quando è bella croccantina mettete tutto il resto e poi ci versiamo sopra i liquidi e via così. Chiaro che si bolle poi un po' dentro, ma rimarrà sempre all'esterno quella patinina croccante che poi vi assicuro la sentite a fine piatto. Queste padelle, l'ho già detto mille volte, stupende, della Gastrolux, meravigliose, solo che mi dimentico sempre di metterle un quarto d'ora prima sul fuoco, perché hanno 45.000 rivestimenti e ci mettono un'eternità a diventare calde. Però sento cominciare a sfrigolare. Ecco, se Jacopo, se vieni qua, o forse lo vedono lo stesso, in realtà la cipolla è diventata già bella gialla, quasi fosforescente. È una sensazione bellissima. Allora, il bello di questo piatto è che nonostante non ci sia una nota acida, a parte il limone, la prugna secca cotta non dà fastidio. Il piatto non viene dolcissimo in realtà. Viene proprio piacevole, molto suadente in bocca, ma non troppo dolce, perché ci sono anche quelle preparazioni con la frutta secca, già l'albicocca secca, c'è uno spezzatino buonissimo che fanno in Marocco, che viene fatto con l'albicocca secca e le patate, è buonissimo, strepitoso, il problema è che è molto dolce, perché l'albicocca rilascia proprio dolcezza estrema. La prugna, nonostante se la mangia da sola, è dolcissima, invece in questo piatto non dà questa sensazione. E il limone, fidatevi che quella puntina di acidità un pochettino si sente. Faccio andare ancora un pochino le cipolline. Vi insegno una cosa, che sulla carne bianca si può fare, mentre sulla carne rossa non fatelo. L'abbiamo comprato sto buzz. Voglio comprare, mandatemi per favore un buzz che quando devo schiacciare fa bellissimo. Adesso lo compro, lo trovo su internet. Il pollo, se volete cucinarlo un pochettino... No, non è che neanche più in fretta. Se volete che i succhi di quello che state cucinando entrino dentro il pollo, a differenza delle carni rosse, lo potete leggermente incidere. Quindi gli facciamo una piccolissima incisione qua sul fuso, dove c'è la carnina, e sulla sovraccoscia. Vi ho già insegnato come si disossa. In questo caso non lo disosso perché è bellino mangiarlo anche con l'osso. L'altra volta però ve l'ho fatto un tutorial su come si disossa una sovraccoscia, però non c'era anche il fuso. Ok, mi sciacquo le mani e mi viene sempre in mente la mia amica Maria, che non tocca il pollo con le mani, lo mangia ma non lo tocca perché le fa senso. Qua ci stiamo dentro
direi. La cipolla tantè a me mi molesta. Pollo a secco ancora, quindi andiamo giù di pollo così. Sale, pepe. Occhio, non esagerate, perché se avete fatto il brodo giusto, il brodo avrà un po' di salino e la sapidità sarà giusta così. Direi che le dovete rosolare così. Ok, abbiamo messo cipolla tagliata abbastanza spessa a rondelle, la curcuma, quantità soggettiva, quindi decidete voi. E adesso facciamo rosolare per bene le cosce di pollo da una parte e dall'altra, per poi aggiungere i liquidi, quindi il brodo. Aggiungeremo le patate, il succo di limone, lo zafferano, le carote, ma lo facciamo dopo la pubblicità. Pubblicità. Fuoco altissimo, innanzitutto bentornati. Fuoco altissimo, giustamente mi fanno notare da dietro le quinte che ho dimenticato di mettere il pepe, ve l'ho detto, ma non l'ho messo, quindi metto un po' di pepetto. Ho girato il pollo, vedete, la curcuma ha dato molto colore, quindi non esagerate, il pollo è diventato bello giallo. Abbasso un pochettino il fuoco proprio per non bruciare la cipolla. Continuate a farlo rosolare, perché è sempre meglio cuocerlo un pochettino, il pollo, perché non è detto che poi si cuocia con tutto il brodo. Non voglio bruciare nella maniera più assoluta la cipolla, anche se un po' bruciacchiata non è male. Ci ritrasferiamo di qua, perché sciacquiamo le patate. In questo caso, visto che il pollo è un po' meno della ricetta che vi darò dopo, ne uso solo due. Ok. La tagliamo a cubettini. Nel frattempo il pollo va. Occhio, perché forse anche io ho scelto una, questa forse è più piccola, è meglio, ho scelto una casseruola che ci starà proprio tutto al pelo, quindi come vi dicevo prima, mi raccomando, non fate i tirchi con la casseruola. Carotina, patatina, poi facciamo la carota, giriamo il pollo. Allora, giro il poulet che si sta venendo bello morbidino, molto buono. Vi farò degli altri spezzatini, promesso, vi farò quello con le albicocche marocchino che è buonissimo, adesso non mi ricordo il nome. C'è già un profumino che denota che verrà una ricetta molto golosa. Non mettetele le patate, mettetele da parte, aspettiamo. Allora devo usare, c'è il pelapatate, quello mio rosa, dentro la lavastoviglie. Uso un pelapatate che non so usare, ma vabbè, non è così difficile. Quindi una sola carota, anche nella, vedrete che forse anche nella ricetta che vi do per 4 c'è una carota sola, forse, poi vediamo. Allora, la carota la tagliate, anche questa si cucinerà nel brodo, quindi non c'è bisogno di tagliarla troppo sottile, non è una carota da soffritto, la tagliamo sempre a metà. Lì intanto va avanti. Le appoggiate come vi ho insegnato, sempre dalla parte piatta, così non vi tagliate, non vi scappano di mano. Il limone e lo zafferano che tagliamo. Se trovassi la forbice, ma la forbice mi sa che non c'è più. Ah, eccolo. È
era sotto il mio telefono che è nascosto nel cassetto. Quindi ora abbiamo la linea di tutto quello che andrà aggiunto. Non lo taglierò, non aprirò mai questo zafferano, me lo sento già, vedo che la confezione è abbastanza ermetica. Eccolo. Di quello che andiamo ad aggiungere, e ora lo andiamo ad aggiungere. Perfetto. Allora. Quando succedono queste cose, prima mi inquadra una camera sola, quando succedono queste cose si girano tutti verso di me, di modo da prendere meglio, come si dice a Genova, il mio smarrone. Ok, a posto, ci siamo, tutto pronto, quindi alziamo il fuoco e mettiamo patate, carote, mi stavo perdendo, stavo pensando agli affari miei. In realtà stavo pensando che il mestolo è in lavastoviglie e lo devo prendere. Ok. Il brodo. E chiedo scusa, pardon. Tanto con questo mestolo ci si prende il brodo. Che abbiamo fatto più brodi noi in queste settimane che chiunque altro. Brodo che io ho lasciato intiepidire, ma non è freddo, mi raccomando. Mettete brodo fino a coprire le cosce di pollo. Il fuoco lo abbiamo alzato al massimo. Ok. E boh, lo lasciamo andare così, a fuoco alto, mi raccomando, adesso. Aggiungiamo le prugne, lo zafferano e poi ci possiamo disinteressare del nostro pollo fino a che non è cotto. L'unica cosa che vi dico è che nel mentre ha bisogno di un contorno e io ho trovato un contorno scrocchiarello lì nella mia, diciamo nel mio mobile sponsor, e adesso poi vi faccio vedere. Ora metto lo zafferano, che con queste belle luci si è scaldato alla grande, si è un po' appiccicato, male. Il limone, giusto così, come un cucchiaino. Abbiamo parlato della differenziata, stavo a mettere la carta con gli umidi, perché io ogni tanto mi dimentico. Prugne! Sul mio blog o sulla ricetta che vi darò dopo, ecco, quando toccate lo zafferano non fatelo mai senza guanti, perché adesso per l'eternità mi porterò queste mani arancioni, me le lavo però perché sennò mi rimangono per sempre, ma ormai non c'è più nulla da fare. Smettila tu, vai via, lo so che lo fai, ti vedo che ti giri. Allora, aspetta che se mi vede qualcuno fare questo procedimento mi ammazza. Facciamolo con un coltello di tiguglio che potrete prendere solo con i punti. Prugnette. C'hanno le nocciole? No, cioè il nocciolo. Quanto pollo c'è lì? Ma 10, dai. 10 prugne. Le spezzate a metà. Una. 2, 3, se le comprate nocciolate le dovete snocciolare. 4, poi dopo aggiustiamo di sale, però aggiustiamo di sale, però occhio perché il brodo è salato, 5, vi piace questa conta? E 10. Io ne metto 12 perché mi piace prugnoso. Quindi, se riesco a prenderle.
Ok. Il piatto è finito. Deve lavorare da solo. Si deve asciugare tutto, le patate ovviamente si bollono, cuociono, le carote si bollono, cuociono, la patata, come vi ho detto prima, rilascia amido e quindi fa venire il sughetto bello cremoso, si sfrangono bene anche le prugne, viene una gran figata, viene molto buono, ma non lo possiamo servire da solo assolutamente, quindi preparerò questa insalata con la rucola e dei cranberry, nocciole, cose, una cosa buona, non so quanto tempo ho. Un minuto, per cui l'insalata la faccio dopo. Mi raccomando, vi ricordo... No, non lo posso dire di nuovo della differenziata, per cui andiamo in pubblicità. Ciao, sennò poi mi odiate e nessuno mi guarda più. Pubblicità. Stavo constatando che avrò i pollici gialli per sempre, è una cosa orribile, non so perché mi è venuta questa idea di toccare con mano lo zafferano. Allora, torniamo leggermente indietro nel tempo, quindi il nostro spezzatino sta andando, forse è meglio per una questione di tempi che io cambi fuoco, perché almeno si cucina un pochettino più velocemente. Questa cosa è meravigliosa. Non troppo alto in questo caso perché sennò diventa altissimo. Lo spostiamo così. È buonissimo, c'è un buon profumo. Allora, vi stavo parlando di un mix che fa Ventura, che è molto carino, si chiama Bellezza, ho scelto questo perché mi piaceva il nome, ma in realtà perché all'interno ci sono frutta secca, un misto di frutta, ortaggi essiccati, eccetera. Teoricamente credo che si possa mangiare benissimo anche così. E mi piace perché ci sono un mix di mandorle, gli anacardi che si usano tantissimo nella cucina persiana, l'aloe che è figa perché usa tantissimo, fa molto moderno usare l'aloe, fa molto fashion, e il cranberry, di cui assolutamente ignoro il nome in italiano, ma so che questi cranberry vengono usati addirittura nel riso persiano, quindi è un mix, a parte che dice di vitamina E e rame, per cui mi chiedo quali siano le... i benefici del rame, non lo so, però comunque è un mix che va benissimo in questo caso perché ci sono due o tre elementi all'interno di materie prime che mi ricordano tantissimo l'Iran. Che tipo di insalata uso? In questo caso, essendoci tante cose dolcine dentro, come gli anacardi sono salati ma sono comunque una frutta secca dolce, il cranberry è un po' acidino ma è dolcino, la mandorla è dolcina, quale insalata amara vince su tutte? A me piace tantissimo la rucola, quindi la prendiamo. Rucola selvatica, dice addirittura qui. E di nuovo, stessa manfrina dell'insalata in busta. Non compro mai l'insalata in busta. Chi mi segue da tanto tempo lo sa, dico sempre di comprare l'insalata sfusa, quindi di lavarsela, eccetera. In questo caso mi è capitato di andare in azienda alla Tiguglio, di vedere come prendono l'insalata, come la lavano, come la trattano, come la insacchettano, e ho detto sì. Cioè, l'uomo del monte ha detto sì, nel senso che mi sono fidata e ho detto vabbè, mandatemeli, vi giuro che ho il frigorifero pieno di roba che sto testando, finirò questo programma ciccionissima, ma non importa perché questo è il mio lavoro, anche mangiare. Per cui rucolina, non tantissima perché la mettiamo poi come impiattamento vicino al pollo, questa foglia non mi piace, così direi che basta e avanza. Apriamo questo BB Mix, che prima assaggeremo, prima di metterlo nell'insalata. Bolle! Bolle! Deve bollire fino alla fine, quindi quando si è asciugato tutto, quando il sughetto è diventato bello cremoso... Ma wow, ci sono un sacco di mix di queste cose, potrei dirlo a tutte le mie amiche a dieta, perché secondo me fa bene questa roba qua. Allora, adesso assaggiamo pezzo per pezzo. Se Giada, quando al montaggio vorrà mettere la musica di Super Quark, questo credo che sia l'aloe. Sì, e la mettiamo lì. L'anacardo non ho bisogno di assaggiarlo perché lo conosco. Il cranberry. Lo so che lo farai, non lo riassaggio neanche. E che tu non lo taglierai. E la mandorla. Andiamo.
c'è tutto qua dentro. È buonissimo comunque. E ho fatto bene perché è veramente dolce. Quindi la rucola ci sta alla grande. Facciamo un po' così, perché ho bisogno di prenderli quasi tutti. Mi manca il cranberry. L'aloe l'abbiamo messa. Ecco i cranberry. Cavolo, l'aloe viene su come se non ci fosse un domani. La condiamo normalissimamente, niente limone, niente acidi, niente acidità in questo caso, quindi sale, pepe e olio. Buona, sono buonissimi, giuro. Non lo dico per interesse, ok? È che mi continua a venire su l'aloe che è un po' ingombrante. Vabbè, mettiamocela ancora un po'. Ok. Niente, cioè sono una persona che non ha mezze misure. Qui condiamo. Questa è una bella idea, perché avevo una mezza idea di farvi un'insalata solo con le mandorle, come l'avevamo già fatta. Invece così è molto intelligente. Sale, pepe. Buono. Olietto. Olio extravergine di oliva. Inutile che vi riattacco tutto il pippone sull'olio buono, però mi raccomando, se voi spendete per... si è fulminata una luce qua dietro, ma non importa, noi andiamo avanti. The show must go on. Se comprate l'olio cattivo, poi la roba verrà cattiva. Cioè così, senza mezze misure. Adesso a me mi sta sul belino che c'è questo pezzo di cranberry per terra, l'ho trovato, che lo voglio buttare via. Ok, mischio l'insalata e poi la tengo lì. Ma che buonina, buonerrima questa insalata, mi piace tantissimo questa idea. Ok, questa ci serve per l'impiattamento. Ok, niente, è la giornata dei fantasmi. Mi sta cascando tutto. Già la regista si è arrabbiata perché avevo la treccia. Qualcuno ha riso, ha mosso qualcosa. Niente, siamo a fan casino, ci vediamo tra un pochino che quando è pronto il pollo. L'insalata è pronta, noi siamo quasi pronti, arriviamo, Buono. Eccoci, siamo tornati, sono passati circa 40 minuti, quindi in questo tempo, questo è il tempo che ci vuole per cucinare questo pollo. E, allora, adesso l'ho messo a fuoco molto basso, in realtà a metà cottura è andato a fuoco abbastanza alto. Spengo e vorrei farvi vedere, ve la metto qua così la camera la riesce a riprendere bene, vorrei farvi vedere quanto si è ridotto il brodo e la consistenza del piatto. Quindi vedete che l'amidino della patata, mamma mia, sta salendo un profumo incredibile, la patata ha rilasciato l'amido, quindi questo sughetto è diventato bello denso. Adesso lo facciamo riposare un minuto, il tempo di impiattare l'insalata, e a quel punto impiatteremo il pollo. Per un minuto intendo sempre lasciare riposare qualcosa, intendo sempre non sopra a dove avevate acceso il fuoco, perché comunque la grata rimane molto calda e quindi non smette di bollire, per poco ma non smette. Invece lo facciamo riposare fuori, completamente lontano, piatto. Farò come fanno i grandi chef, che in questo caso mi uso un bel coppa pasta per mettere l'insalata. Così. Questa insalata l'abbiamo condita con quel BB Mix che avete visto prima, che aveva anacardi, mandorle, cranberry e aloe. E ho usato la rucola, un'insalata amara, direi che ci sta benissimo. Tanto il polletto riposa. Tra l'altro è rimasta qua un po' conditina e quindi non è male per niente. Questo è giusto così, per dargli una forma, poi quando tolgo il coppa pasta non rimarrà mai così, ve lo dico già. Però almeno l'abbiamo incastrata un po'.
onde evitare di avere fili e filetti. Deve essere buonissima questa insalata, perché ha un buon profumo. Poi vabbè, a me la rucola è un'erba che mi piace tantissimo, bella amara. Ho un orto qui fuori con delle insalate amare molto buone che mi piacciono tanto. Ok, perfetto. Allora, ve ne impiatto una di coscia, così almeno vedete bene il tutto. Poi chiaramente mangeremo anche l'altra. Quindi, così, prendiamo questa coscetta che è un pochino più vicino. Ok, a questo punto, usando meglio un cucchiaio che non righi questa meravigliosa padella, giriamo un po', mamma mia, giriamo un po' il sughetto. Ok, così. È tornata la mia bambina. E sente il cane di fuori, che praticamente questo cane, e non è mai colpa del cane, ricordatevi, ma è colpa dei padroni dei cani, quindi delle mamme e dei papà dei cani, abbaia la mattina verso le 6:15 e fino alle 8 non smette, quindi è una sveglia naturale. Wow, è venuto perfetto. Ok, adesso ci trasferiamo di lì, vi do gli ingredienti, a questo punto vi darò anche gli ingredienti dell'insalata, perché è venuta proprio bellina bellina bellina, e poi ci salutiamo. Ecco qua, Koresh Talu, un piatto tipicamente un piatto tipico della cucina iraniana. Per fare questo pollo per 4 persone avrete bisogno di 4 cosce di pollo comprensive delle sovraccosce, quindi il bel coscione, una cipolla, una carota grande, 3 patate medie, decidete voi se tenere la buccia o non tenerla, circa 15 prugne, 15 anche 18 prugne secche denocciolate che andrete a spezzettare come le ho spezzettate io, 2 cucchiai di succo di limone, una bustina, fate anche 2, di zafferano, un cucchiaino di curcuma, brodo di carne, meglio se di pollo, fatene abbastanza, un bel litro e mezzo, mi raccomando, olio, sale e pepe. Se volete, in accompagnamento a questo pollo, visto possiamo dare un pochino di freschezza, con una rucola fatta con un BB Mix di Ventura, che però se non lo trovate lo potete fare anche voi, perché prendete i cranberry, le mandorle, l'aloe e gli anacardi. Olio, sale e pepe, nulla più. Scusate, oggi io non me la sento di toccare questo piatto, perché prima verrà fotografato da chiunque qui dentro, perché è veramente troppo carino, ha un profumo molto buono e è molto iraniano come piatto. Anche l'insalata, mi fa proprio piacere di aver fatto questo piatto e sono contenta. Ci vediamo prossimamente con Chef per Passione. Ciao nonno, grazie del piatto e niente. Ciao amici, devo mangiarlo, prima lo fotografo e poi lo mangio. Ciao ciao!